Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la seconda edizione di oggi, in studio con voi Rosario Moreno. Ballottaggi, il Carroccio perde la battaglia di Legnano, sconfitte pure a Lecco, Saronno e Corsico. Salvini dice in Lombardia dati su cui riflettere. Secondo turno delle comunali porta altre delusioni per il Carroccio dopo la sconfitta di due settimane fa alle regionali. Il leader dice in Lombardia non è andata bene, non è andata come si aspettava. Sconfitta anche nella città legata alla tradizione di Alberto da Giussano, che ha scelto la discontinuità dopo l'arresto dell'ex sindaco Fratus. Sotto pressione il segretario lombardo Paolo Grimoldi, che ha dato la colpa alla scarsa affluenza. Coronavirus Speranza illustra il nuovo DPCM, mascherine all'aperto, dice più controlli contro assembramenti, quadro peggiorato da agosto. Ministro della Salute ha riferito a Montecitorio sul contenuto del nuovo decreto che sarà approvato. Così, in aumento in tutta Italia, ha detto, chiediamo uno sforzo, usare le mascherine anche quando si incontrano amici e familiari non conviventi. In serata ha previsto il Consiglio dei Ministri per la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio. Coronavirus alla Camera, manca per due volte il numero legale. Centrodestra esulta, PD dice in quarantena 41 della maggioranza. A Montecitorio bisognava votare la risoluzione sulla gestione della pandemia. Il centrodestra non ha partecipato, per due volte non si è raggiunta la soglia minima. Salvini e Meloni attaccano la maggioranza definendola litigiosa, ma sul voto ha influito la quarantena fiduciaria alla quale sono sottoposti molti deputati dopo le positività registrate ieri. PD e 5 Stelle hanno chiesto di considerarli in missione, cioè assenti giustificati, con conseguente abbassamento del quorum che determina il numero legale. Il presidente di turno Rosato però ha sottolineato che la missione va richiesta prima. Trump dice Covid come l'influenza, impariamo a conviverci, e Nature scrive il presidente USA ha danneggiato la scienza. Tornato alla Casa Bianca, a pochi giorni dal ricovero, il presidente minimizza ancora una volta la portata della pandemia e assicura di tornare presto in campagna elettorale. Nature, la rivista, lo attacca scrivendo Trump ha fatto danni che potrebbero essere permanenti se venisse rieletto. Sondaggio CNN dice che Biden in vantaggio di 16 punti. A 15 anni organizzava un piano per uccidere i genitori in chat. Una ragazza di Bassano del Grappa fermata grazie a un amico. I carabinieri ipotizzano che la ragazza possa essere stata manipolata da qualcuno, come una setta sul web, che l'abbia plagiata e spinta a commettere il crimine. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. Morì in un cantiere abusivo a Pianura. Conte consegna alla vedova e ai compagni di lavoro il permesso di soggiorno, un riconoscimento avvenuto nelle sale di Palazzo Chigi a distanza di 4 mesi dalla tragedia di Pianura, quando in un cantiere abusivo perse la vita Thomas Daniel di 41 anni. Riciclo degli imballaggi in plastica. Corte dei Conti dell'Unione Europea scrive che Bruxelles inverta la rotta o non si raggiungeranno gli obiettivi fissati per il 2030. Nell'analisi appena pubblicata, l'Istituto ricorda che gli imballaggi costituiscono oltre il 60% dei rifiuti di plastica prodotti nell'Unione Europea. Il tasso di riciclaggio oggi è al 42%, ma i nuovi metodi di calcolo più rigidi lo faranno calare al 30%, contro un obiettivo del 55% da raggiungere entro 10 anni. A complicare il quadro c'è il fatto che dal 2021 la maggior parte delle spedizioni fuori dai confini europei sarà vietata. Nobel per la fisica 2020, premiati gli scienziati che studiano i buchi neri. Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Goetz. Il premio Nobel per la fisica 2020 è stato assegnato a Roger Penrose per aver scoperto che la formazione di un buco nero è una chiara predizione della teoria generale della relatività, e congiuntamente a Richard Genzel e Andrea Goetz per la scoperta di un oggetto compatto supermassiccio al centro della nostra galassia. Il Comitato dei Nobel ha attribuito questo premio alla scoperta dei più oscuri misteri dell'universo.
Penrose ha lavorato a lungo con il cosmologo Stephen Hawking, morto 2 anni fa. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.